Perfetto, possiamo iniziare. A voi il microfono per le domande al nostro nuovo acquisto. Tanto ben arrivato. Volevo partire anche dalle parole che ha detto dal canto poco fa in conferenza stampa. Ha detto veramente il giocatore che ci dà fisicità, ha comunque caratteristiche che completano il reparto mediale. Ha detto soprattutto che viene anche da due fallimenti, quindi uno che ha tanta fame. Ecco. Come arrivi sia dal punto di vista tuo personale rispetto a questa prima parte di stagione che hai vissuto rimanendo con grande sofferenza e in prospettiva come ti stai inserendo in questa nuova realtà? Allora, innanzitutto ringrazio chi mi ha permesso di venire qua, a partire dal presidente, dal mister e dai direttori. E niente, sì, come ha detto il mister, arrivo da comunque due annate particolari e quindi ho voglia di riscatto, ho voglia di dare una mano a questa squadra, a questo gruppo e sono molto contento di poter far parte di questo gruppo. E niente. Senti, il tuo arrivo è stato associato alla parola fisicità, no? Nel senso che il centrocampo dell'Arezzo, del parte del mister, ha bisogno di un innesto di questo tipo. Ti chiedo se ti riconosci in questa definizione e poi, visto che forse sei la persona più indicata per farlo, vorrei chiederti un commento anche sugli ultimi sviluppi della situazione a Piacenza per la Pro. Insomma, che idea ti sei fatto? Ok. Ah sì, chiaramente sono un giocatore fisico strutturato. Sono abbastanza molto aggressivo, fa parte delle mie caratteristiche, quindi è un'analisi correttissima. Io porto magari più cattiveria, agonistica, insomma quelle che sono le mie caratteristiche. E per quanto riguarda la propria scienza è una situazione direi abbastanza particolare, però abbastanza folle, perché sta andando avanti una società che praticamente non ha pagato uno stipendio senza versare i contributi e non si capisce come possa continuare a andare avanti in campionato. Questo non so chi deve controllare, chi deve mettere una mano, ma sicuramente bisogna fare qualcosa. Anche perché si calpestano i diritti di persone, di professionisti che sono andati laggiù, che hanno per ora solo perso soldi, che hanno portato famiglie, c'è cioè chi aveva i figli, chi ha portato i figli a scuola, chi si è comprato le case, e, insomma, sono andati via perché non si pagava gli stipendi. E chiaramente in Lega Pro non si parla di calcio di Serie A, lo sappiamo benissimo, quando saltano almeno una barra due mensilità, sappiamo che è molto difficile poi portare avanti, soprattutto per chi ha la famiglia, per chi ha figli. Quindi spero che si intervenga, questo sicuramente. Lorenzo, che impressione ti ha fatto Arezzo quando avete giocato poco fa? Sì, era una squadra che avevamo preparato la partita, che sapevamo che palleggiava bene, che giocava, e poi arrivavamo da, mi sembra, un turno infrasettimanale, che erano tre partite, e niente, ci hanno messo in difficoltà subito il primo tempo, mi ricordo, poi sono andati in vantaggio, poi abbiamo trovato un gol su palla inattiva e niente, poi io sono stato espulso, e c'è stata l'espulsione anche di Basit, e forse ci ha dato un po' di forza morale e lì siamo riusciti a vincere, però mi aveva dato il primo tempo soprattutto una squadra organizzata e che gioca bene a calcio. Conoscevi qualcuno? C'è Buglio che deve investire dietro. Sì, Buglio è di Reggino. Reggino. Poi, vabbè, Nello a Livorno e poi Mattia Persano, ero insieme con lui a Modena. Ah, e poi, vabbè, alcuni giocatori li conoscevo che ci avevo giocato contro, quindi già buona parte del gruppo la conoscevo. Grazie. Senti, io come tanti dei miei colleghi la tua conoscenza l'ho fatta finora attraverso l'Almanacco, quindi non mi ricordo di averti visto giocare, quindi ecco, però mi incuriosisce il fatto che tu sei partito bene a 20 anni, eri nel Livorno, hai fatto, siamo a 14 presenze, sì, detto nel Livorno, poi invece hai avuto una carriera, diciamo così, in calando, sì, addirittura sceso in eccellenza, ho visto, per poi, sì, risalire negli ultimi anni e tornare in Serie C. Io credo che queste siano esperienze importanti. La gavetta per me, come dice Sari, è una cosa che non è negativa. Però ecco, sono curioso di capire come mai questo percorso un po' strano. Vabbè, sono successe un po' di cose durante questi anni. Chiaramente sono partito, sì, diciamo che mi sono ritrovato a 19 anni e mezzo, 20 anni a giocare in Serie B. Probabilmente non sono stato bravo a sfruttare, diciamo, il momento, a
prendere il treno giusto. Poi comunque ho fatto qualche prestito in Serie C e ho avuto dei piccoli problemi legati a una squalifica e poi un trasferimento che non avvenne ai tempi che dovevo andare a Livorno, andare alla Torres. Da lì il contratto finì con Livorno, non riuscivo comunque, arrivavo da un anno fermo, non riuscivo a trovare squadra e mi sono messo in discussione, ho deciso di avvicinarmi a casa e di andare in Eccellenza, sono ripartito da lì. Non c'è niente di male, penso che io sono fiero di quello che ho fatto, nel senso mi ha dato una mano perché ho capito che comunque dopo quando torni magari nei professionisti magari vuoi rimanerci di più, nel senso io volevo rimanerci anche prima, però questo è quello che è successo, io ho fatto così e lo rifarei tutte le volte. Sì, no, ma io trovo per dire che queste sono esperienze che formano non solo i giocatori ma anche gli uomini. Sì, sicuramente mi ha dato una mano a livello umano, sicuramente mi ha fatto crescere tantissimo, quello sì. Volevo chiederti se sei pronto per giocare da un punto di vista fisico-atletico, visto che poi l'ultima partita che hai giocato è proprio quella contro l'Arezzo, se non vado errato. E poi come è stato l'impatto con Luciani quando lo hai ritrovato? No, con Luciani subito ci siamo presentati, mi ha fatto una battuta, ma sapeva che non l'avevo fatto apposta, è stata un'entrata un po' scomposta, per fortuna non l'ho preso benissimo, comunque si è messo a ridere anche lui. E niente, io mi sono, sì, l'ultima partita l'ho fatta con l'Arezzo, però arrivavo da, comunque ho fatto alla Vicenza, ho giocato tutte le partite, quindi comunque minuti nelle gambe, cioè, avevo perso un pochino di ritmo, mi sono allenato a casa da solo prima che si ricominciasse qua la preparazione, però mi sono allenato abbastanza bene, sto abbastanza, discretamente bene fisicamente, mi sento bene, quindi sono disponibile, poi chiaramente il mister deciderà se cosa fare, però io fisicamente mi sento bene. E poi anche un giudizio sulla Pro Vercelli, insomma, che avrei già affrontato con... In realtà la Pro Vercelli non l'abbiamo affrontata. Infatti è quella che partita ti aspetta? Insomma, la Pestaglia ha cambiato poco anche sul mercato. Sì, è una squadra che ha fatto un ottimo mercato a inizio anno, quindi il fatto che ha cambiato poco vuol dire che hanno lavorato bene. Sappiamo che è una squadra forte, con delle individualità importanti, però noi bisogna pensare a fare la nostra partita. E niente, andremo là sicuramente con la cattiveria, con voler fare risultato a tutti i costi, e non bisogna avere rispetto di tutti chiaramente, però bisogna essere consapevoli anche di quello che siamo noi e di soprattutto quello che hanno fatto prima i ragazzi, e bisogna continuare a farlo, a portarlo avanti. Certo, trovarsi una situazione giustamente, come hai detto tu, folle, no? Perché è una situazione folle, sì. Trovarsi un giocatore comunque di buona caratura come sei tu, a non avere squadra a un certo punto, no? Perché a venire in una squadra che comunque nelle prime posizioni, di giocare subito domenica il big match della giornata, credo che anche mentalmente ti dà una carica enorme. Sì, infatti chiaramente quando c'è stata chiamata da parte dell'Arezzo io subito ho spinto per poter comunque venire a parlare immediatamente, ero felicissimo, non me l'aspettavo nemmeno. E quindi non vedo l'ora di incominciare. È chiaro che subito si parte con una partita bella da giocare e sì, sono anche due, guarda. Anche due, sì, no, c'è Pisa, poi c'è l'Arzachena, poi c'è Anziano. È un bel inizio di campionato, bello, sì. Quindi, però pensiamo chiaramente partita dopo partita, è chiaro, non c'è la voglia di giocare subito, cioè non vedo l'ora che si incominci, come tutto il resto del gruppo chiaramente. Grazie. Altre domande? A posto? Grazie mille. Grazie.